Ieri purtroppo è morto il fratello di un mio amico, una persona a cui tengo tantissimo, una persona con cui lavoro. È morto per un tragico incidente in moto su una strada provinciale nei pressi di Saronno. E per un cavillo burocratico, sì, un cavillo burocratico, la salma è rimasta sull'asfalto dalle 12 alle 17 per 5 ore davanti ai propri familiari. Qual era questo cavillo burocratico? È che la salma si trovava in una zona di confine tra la provincia di Como, Milano e Varese, quindi i carabinieri e l'ambulanza non sapevano chi era l'ambulanza di competenza per prendere la salma. Adesso la salma è a Busto Arsizio, sotto sequestro, e quindi il mio caro amico e i suoi genitori non possono neanche vederla fino a lunedì. In che paese siamo? In che paese siamo? In che paese siamo? Un paese che ci obbliga a dare il 50 per, più del 50% di quello che guadagniamo e che non ci tutela in nessun modo. E per un cavillo burocratico lascia un morto sull'asfalto per 5 ore e non fa in modo che i propri familiari possano vedere la salma perché ora è sotto sequestro. È una triste verità, io sinceramente non voglio più abitare in questo paese, io non voglio più abitare in questo posto. Mi sento di Ano nel DNA, ma quello che sta succedendo mi fa schifo, veramente, mi fa profondamente schifo. Siamo arrivati al tempo delle bestie, mi fa veramente schifo.